Beh, siamo arrivati in un momento in cui il revisionismo estetico non so più se ha motivo di esistere, perché fino a soli 4-5 anni fa il revisionista estetico era colui che veramente univa nel suo interesse, nella sua creazione, nelle sue produzioni, una cultura italiana, una cultura delle bici e così via. Ha messo contro l'integralista estetico, che invece era come questo gruppo pisano, che invece vuole eliminare dalla propria letteratura tutto ciò che è quotidiano, tutto ciò che è gergale, tutto ciò che è anche violento e così via. Purtroppo oggi le cose non stanno più così, tant'è vero che persino Walter Veltroni si sente in dovere di dire non bisogna fare distinzioni tra cultura alta e cultura bassa, poi sbaglia miseramente perché mette a confronto, mettiamo i Beatles con Bacharach, mi sembra, delle cose, o Bach, tra Bach e Bacharach mi sbaglio spessissimo, per me sono la stessa cosa praticamente, cioè sono grandi entrambi, voglio dire. Ecco, per cui lui mette a confronto delle categorie che non esistono praticamente, perché tra i Beatles e Bach non si può parlare di serie A e di serie B, sono due cose totalmente diverse, uno ha composto in un periodo, gli altri hanno composto in un altro. Però Veltroni vuole fare un po' il fighetto, anche lui, il revisionista, allora dice, ma sì, no, non bisogna più pensare in qualità di categorie. Quindi il revisionista estetico oggi cosa deve fare? Deve non superare le categorie dicendo noi le uniamo, deve assolutamente negarle. Ormai il revisionismo estetico è l'accettazione, l'applicazione di tutto a 360 gradi, senza fare classifiche, perché le classifiche che un tempo erano il nostro oggetto di lotta in fondo come revisionisti estetici, adesso invece non lo sono più, adesso diventeranno l'oggetto da negare praticamente. Non esistono più le classifiche, non esistono più le serie, non esiste più niente, esistono tante cose, esistono tutte le cose e si prendono le cose che si ha voglia di prendere. Che ne dica Veltroni, che ne dicano il gruppo Pisano e così via.